Appuntamento all'interno del Fits in the Morning con il nostro preparatore atletico di fiducia, Pierluigi De Pascalis. Ciao Pier, benvenuto. Ciao, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Allora, buongiorno a te Pier, di cosa ci parli oggi all'interno del Fits in the Morning? Oggi, dato che il caldo ci fa scoprire sempre di più, come altre volte abbiamo detto, allora parliamo un pochetto di quelli che sono i vari segreti per tornare in forma. Perché parliamo dei segreti? Sono di recente stato al Rimini Wellness, assieme anche certamente a tanti nostri appassionati ascoltatori, dove ogni anno naturalmente si cerca sempre di tirar fuori qualcosa di nuovo, di diverso, perché il mercato spinge soprattutto sul desiderio di tornare in forma, di dimagrire, di avere delle buone masse muscolari e di farlo ovviamente in maniera rapida, mangiando tutto quanto quello che si vuole, senza sacrifici ovviamente. Beh, purtroppo tutto quanto questo non può semplicemente esserci. Ciò nonostante si continua sempre con il solito discorso dei segreti, scoperto il nuovo segreto per tornare in forma, secondo le ultime ricerche, tutte quante ricerche insomma che andrebbero verificate. Bene, segreti su questo fronte, a dispetto di quello che sembrava essere l'incipit della nostra conversazione di oggi, non ce ne sono. Quindi segreti non ce ne sono. Chi è alla ricerca di qualche segreto per tornare in forma, sappia che è sulla buona strada per farsi, permettetemi il termine, per farsi fregare da qualcun altro, che in maniera più o meno corretta o più o meno furba cercherà naturalmente di spillare qualche quattrino per vendergli un nuovo prodotto, una nuova dieta, qualcosa di miracoloso. Di cose strane e stravaganti quest'anno ne ho viste tante, tra cui alcuni pantaloncini per dimagrire semplicemente indossandoli. Bene, sarebbe splendido se tutto quanto questo ci fosse, sarebbe meraviglioso, ma purtroppo non si può verificare. L'unico segreto per tornare in forma è semplicemente, banalmente, quello di controllare un po' di più quello che mangiamo, senza esasperazioni, e fare un po' più di movimento, un po' più di attività fisica. Parleremo proprio nel corso delle nostre puntate successive anche di questo, anche per l'ulteriore sprint che possiamo avere in vista dell'estate, ma poi miracoli e segreti non possiamo averne. Ed esatto, non esistono, diciamocelo, insomma, soprattutto per quanto riguarda l'attività fisica, e respirate aria buona visto il clima, insomma. Noi ringraziamo Pierluigi De Pascalis, al prossimo martedì, un abbraccio, buona giornata. Un abbraccio a voi, alla prossima, arrivederci.